parliamo di musica. Massimo Donelli è andato per noi a cercare un mondo sconosciuto ai più. È quello del jazz, di una musica molto raffinata, di cui però è difficilissimo vivere. Vicino alla Svizzera, in una cittadina chiamata Indunolona, il Jazz Club di Splash, una cooperativa culturale che produce anche dischi con il marchio Splash Records, etichetta dei nuovi jazzisti italiani. Stasera si festeggia Lanfranco Malaguti, chitarrista, il migliore musicista emergente in Italia, secondo i critici che lo hanno votato al referendum annuale del mensile Musica Jazz. Il festeggiato suona con gli amici Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Fabrizio Sferla alla batteria. Musicisti di jazz, grande musica che non consente grandi fortune economiche. Ma Lanfranco Malaguti è contento. Dopo tanti anni è arrivato un riconoscimento importante. L'attività concertistica è da una decina di anni che va avanti, insomma. Però non riuscivo a superare determinate soglie che sono consentite solo incidendo il disco. Ma è così difficile fare musicista di jazz in Italia? Beh, a livello di sopravvivenza penso di sì, abbastanza. Non ci sono strutture, non c'è una realtà tale che consenta di poter vivere facendo soltanto la professione del jazzista. Infatti normalmente, in buona misura, i jazzisti associano a questo lavoro altri lavori, magari inerenti sempre al discorso musicale, tipo insegnamento o addirittura manifestazioni musicali ma di altro tipo, di altro genere. E per esempio fa un altro mestiere? Sì, completamente diverso, insegno in una scuola, insegno matematica. Se potessi fare come lavoro solo musicista preferirei fare musicista di professione e matematico come hobby, invece sono costretto a fare esattamente il contrario. Ecco, ma lei per esempio questa sera è qui e domani che fa? Come fa? Ecco, domattina sono praticamente alle 8, alle 8 meno 10 devo essere a scuola e fare una lezione di matematica. Questa è la realtà, esattamente a 600 km di distanza. Diciamo, non si verifica spessissimo questa circostanza. Comunque non mi peso più di tanto, dato la carica che ho. Ma rispetto ad altri musicisti, diciamo, più ricchi e più famosi, che suonano anche la musica che è più ricca, insomma, dal punto di vista economico, come ci si sente? La dimensione. C'è rabbia? No, assolutamente, perché. No, assolutamente. È una dimensione completamente diversa, per cui non riesco proprio a immedesimarmi in quelle situazioni. Non è tutt'oro quello che, come si suol dire, quello che lucida, per cui penso che anche se hanno questo grano e hanno questi risultati, queste affermazioni, specialmente in campo economico, penso che senz'altro dietro c'è qualcosa di negativo che loro vivono, che io non so. Quindi non è un atteggiamento di invidia, insomma, penso di avere cose più di loro in altre dimensioni, loro hanno cose di me in altre ancora. Ecco, ma perché della musica creativa non arriva tanta gente? Perché appunto sperimentale, c'è sempre un'inerzia in questo, come in tutte le manifestazioni appunto artistiche, tutte le avanguardie, tutte quelle manifestazioni che propongono qualcosa di nuovo, prima di essere assimilate a livello di massa richiedono di tempi abbastanza lunghi. Anzi, sempre le cose dell'equazione matematica, più i tempi qui sono lunghi e più quella manifestazione artistica nel tempo dovrebbe assumere più importanza.